Si è chiusa ieri la seconda edizione del Picenzia Short Film Festival, kermesse internazionale dedicata ai cortometraggi tenutasi a Monte Corvino Rovella. Ospite istituzionale dell'ultima giornata di festival, il deputato di Forza Italia Gigi Cascello, che ha incontrato gli organizzatori nel pomeriggio. Queste iniziative vanno stimolate, organizzate e valorizzate al meglio. Dico organizzate ancora meglio rispetto a questa edizione, che è già di grande livello, perché so che l'hanno fatta con pochissime risorse, una iniziativa, facciamo una battuta prima, un festival low cost, quindi dire poi non solo perché viene fatta da giovani che hanno un grande interesse per il settore cinematografico e la cultura, ma perché voglio uscire anche fuori dai canoni che normalmente ai quali si fa riferimento, cioè il territorio valorizzato. A me interessa che vengano valorizzate le persone e ciò che le persone rappresentano. Questa iniziativa dimostra che ci sono giovani, persone che hanno individui con la propria storia, la propria sensibilità culturale, che vogliono promuovere la cultura. Una comunità che non accompagni questa iniziativa come questa è una comunità che si priverebbe di una grande potenzialità e di una grande prospettiva. Parlavo prima con alcuni consiglieri comunali, Monte Corvino Rovello, il presidente del consiglio comunale, che mi sembra abbiano percepito in pieno la grande potenzialità di un'iniziativa come quella che si sta svolgendo a Monte Corvino Rovella, con i corti, poi non dimentichiamo che molti degli autori dei corti poi diventano dei registi famosi. Perché? Perché è dal corto che nasce e si sviluppa e si verifica la potenzialità e la creatività vera di un autore.